Allora, buongiorno a tutti, sono Stefano Presezzi, tecnico SciTech, e oggi vedremo insieme il modulo nuvola di punti. Dunque, in questo caso ho già importato la mia nuvola, che ovviamente si può importare direttamente cliccando questo tasto qui Importa o con un drag and drop. Ricordo che il Business Center legge in qualsiasi caso le nuvole .las e .laz. In primis, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mantenere soltanto l'area della nuvola di punti sulla quale dobbiamo lavorare. Quindi vado a fare una selezione per poligono e vado a selezionare tutta quest'area qua, che è un'area che non mi interessa analizzare. Una volta selezionata, diciamo di escludere questa zona dalla nostra regione. In questa maniera ci rimane quest'altra area, che magari vado ancora a pulirla leggermente, quindi facciamo così, escludi e escludi anche questa. Escludi. Seconda cosa. Quando abbiamo una nuvola di punti, per alleggerire ancora di più il dato e quindi facilitare poi i calcoli attraverso il Business Center, è utile classificare la nostra nuvola per regioni. Che cos'è la classificazione per regioni? In buona sostanza, selezionando tutta la nostra nuvola, possiamo assegnare degli attributi, quindi delle informazioni, ai punti che compongono la nuvola stessa. Che significa ciò? Che in automatico il Business Center può classificare i punti in queste classi che vediamo sulla destra, quindi edifici, suolo, vegetazione alta, pali segnali, linee elettriche. Perché è utile fare la classificazione? Per il semplice fatto che in questa maniera il Business Center ci crea dei layer che corrispondono ai nomi che abbiamo appena letto e possiamo quindi accendere e spegnere a nostro piacimento. A questo punto basta cliccare sul tasto estrai e il Business Center in automatico inizia a fare la classificazione. Ovviamente è un'operazione piuttosto lunga. Allora, ora che la classificazione è conclusa, possiamo vedere varie aree che il Business Center da solo ha analizzato e trovato. Come vediamo, però, qui ci sono degli edifici che il Business Center non è riuscito ad analizzare. Quindi, cosa posso fare? Posso fare io stesso una nuova selezione, quindi seleziono io un'area. Adesso la faccio molto velocemente. E dico che tutta questa zona qui per noi è una nuova regione, che si chiama Casetta Cava. Ovviamente questa nuova regione me la inserisce come layer e io posso spegnerla o accenderla a mio piacimento. Quindi a questo punto vado a crearmi la mia nuova superficie su questa nuvola. Superficie. Ecco che sta triangolando. Ovviamente questa operazione la fa in automatico il Business Center, però come potremo vedere adesso avremo anche delle triangolazioni lungo i bordi esterni, eccoli qua, che magari a noi non serve analizzare. Ora se apro la vista 3D, oltre che vedere la nuvola, come vedete ci sono anche tutte le varie triangolazioni della nostra superficie. A questo punto io voglio magari fare un calcolo di volume, quindi vado in vista in pianta, CAD, faccio una stringa lineare perché comunque mi prende già le quote. Magari voglio fare un calcolo di volume qui dove ho il mio laghetto. Quindi, come vediamo, qui abbiamo la nostra linea. È una linea che segue le quote, però non è appiattita lungo la superficie. Quindi per renderla piatta seleziono la mia linea, stringa lineare, gli dico modifica quota ortometrica superficie, superficie cava, applica. Come vediamo adesso, la stringa, quindi la mia linea, segue esattamente la superficie dalla nuvola di punti generata dal drone. A questo punto vado su superficie, report lavoro in movimento terra. Voglio sapere questo confine qua relativo alla superficie cava, quanto si tratta, quindi quanto calcolo di volume abbiamo. A
Attendiamo soltanto che faccia il calcolo in automatico. Possiamo fare il calcolo rispetto alla nostra base, quindi a questa linea disegnata, o se avessimo due nuvole di punti potremmo fare il calcolo della differenza di due superfici, o superficie rispetto a una quota ortometrica. Quindi abbiamo un punto zero, un caposaldo, piuttosto che possiamo fare il confronto rispetto a quella quota. E quindi il business entry in automatico ci darà un valore di fair report rispetto alla quota iniziale. Ecco, poi in automatico adesso ci ha aperto il rapporto della movimentazione terra, dove mi dice il valore approssimativo della riserva, della depressione, tutto in metri cubi. Ci dà anche dei valori relativi all'area piuttosto che. Quindi, questo è tutto ciò che riguarda il numero di punti. Poi, selezionando anche la regione, tasto destro, proprietà, possiamo vedere il numero di punti totali di questa regione della nuvola. Possiamo dare anche dei colori alle varie regioni che creiamo, quindi andando sul modulo nuvola di punti possiamo dare dei colori, ad esempio, anziché reale, possiamo dargli un colore di scansione. Selezionare la nostra nuvola e dargli il colore che vogliamo. Ovviamente a me piace di più lavorare con il colore reale perché riesco a identificare meglio i vari oggetti. Quindi possiamo fare varie analisi di qualsiasi tipo. Quindi poi infine volendo, l'ultima cosa che possiamo fare è andare a generare un ortofoto direttamente da qua, quindi creandogli un piano per salvare la nostra nuvola. Quello che abbiamo visto in questo video è soltanto un'introduzione alle basi del modulo nuvolo di punti. Voglio ricordarvi che grazie al Trimble Business Center poi noi possiamo eventualmente condividere la nuvola sul Trimble Clarity piuttosto che sul Trimble Connect, che sono strumenti di condivisione dei file, e si può progettare poi sulla nuvola stessa. L'ultima grande funzionalità è avere una nuvola di punti anche per gestire poi superfici da inserire successivamente in GPS, stazioni totali, escavatori, grader e tutta la nostra flotta macchine.